Non so se è un vlog produttivo solo mattinata o tutto il giorno, perché vi spiego un attimo. Questa mattinata sì, farò tante cose, però poi il pomeriggio, sera, sarò occupata tutto il tempo con gli scout, quindi non posso riprendere. Comunque ho appena finito colazione, sto testando in questi giorni che ho preso in pieno al 100% l'iPhone 15 Pro, perché prima facevo un po' e un po', ma solo per WhatsApp l'iPhone 11, e per il resto il 15 Pro. Invece ora ho trasferito completamente tutto e quindi registro video, li carico, li pubblico, li edito tutto tramite l'iPhone 15 Pro. Poi uscirà un video sia cosa c'è nel mio iPhone, quindi what's on my iPhone, ma anche come mi trovo io. Spoiler, posso dire sinceramente a me non si surriscalda, anche se utilizzo tanto, cioè per fare le live su TikTok, per registrare appunto i video, per editarli, non si surriscalda. L'unica cosa forse è che si scarica un po' troppo velocemente la batteria rispetto a quanto mi aspettavo io. Probabilmente è perché appunto lo sto mettendo sotto stress. Comunque, altra cosa che sto facendo appunto la mattina e comunque tutto il giorno, riempio la mattina questa super mega iper borraccia. Sono 2 litri e vi dice qui l'orario, dalla mattina fino alla sera, ed aiuta così a bere, perché io bevo pochissimo. E invece questa mi aiuta a bere un po' di più. Devo dire che la trovo anche comoda, anche perché non mi piace che stanno bottiglie di plastica in giro per casa. Vorrei iniziare dalla skincare, ma la videocamera è con su come posizionarla in bagno, quindi mi viene in aiuto questa cover qui con queste ventose che sono andate super virali. Infatti faccio il cambio, però poi non sarà questa la cover definitiva per queste ventose, perché altrimenti sarebbe sprecata, perché la cover con le ciliegie e lo specchio è stupenda. Ho ancora paura che cada il telefono, una paura tremenda. Vorrei mettere... Vedete che cade? Non so perché a me non funzionano queste ventose, non ho idea. Consigliatemi anche voi. Che volevo fare, cioè sarebbe bello avere proprio il telefono così, ma perché? Cioè le altre ragazze che hanno l'iPhone 15 Pro con le fotocamere che sporgono più tanto, come fanno? Perché, cioè, è lo stesso telefono, perché a me cade? Lo sto mantenendo io ora con la mano qui sotto, ecco. Volevo fare skincare insieme, ma vi farò vedere un attimo. Allora, mi lavoro il viso prima, poi utilizzerò questo tonico, siero contorno occhi e crema contorno occhi, e poi andiamo solo di crema idratante, questa qui. Ci riprovo, l'ultima volta ho inumidito le ventose con l'acqua, non lo so, Rick. Comunque avrò sempre la mano qui sotto e iniziamo. Anzi, dal tonico, dato che è un po' fastidioso prendere quello ora solo con una mano, andiamo con questo di Epoda, che mi è quasi finito. Nel frattempo mi sono lavata sia i denti che il detersivo il viso, quindi sto procedendo con la skincare. Me ne ero dimenticata, volevo accendere questa luce, però non so se mi fa un po' troppo giallina, non lo so. Comunque è tutt'altra angolazione questa qui, perché vi posso far vedere meglio i capelli, c'è una bella angolazione, soprattutto poi in verticale. Procediamo con crema contorno occhi di Zago. Quanta ne ho fatta uscire? Presa dalle ventose, mi sto dimenticando gli step, infatti mi sono dimenticata il siero contorno occhi, che ormai non posso più mettere, e quindi andremo solo di crema idratante. E utilizzo questa di L'Oreal, super comoda. Ultimo step della skincare, ovviamente olio labbra. Mi vedete in questo modo perché sto mettendo in piedi i capelli, così dopo non perdo tempo a farlo con il ferro, la piastra, quel che è, così poi li sciolgo e sono già pronti. Ma in realtà vi voglio svelare tra virgolette un segreto. In questo mio TikTok mi è stato chiesto
Usi qualcosa per far crescere i capelli? Ho già in realtà registrato uno mini story time su TikTok che vedrete appunto quando uscirà anche online questo video, quindi lo potete vedere insieme. In questo periodo dell'anno, insieme a primavera, quindi cambi stagione, io perdo un sacco di capelli, però mi aiuto con degli integratori che mi facilitano sia la crescita dei capelli, unghie e pelle, cioè me la fanno risultare più bella, luminosa e fanno crescere anche più velocemente, e sia appunto per farli diventare un po' più resistenti. Anche un po' anticaduta. Gli integratori di cui vi sto parlando e che prendo io sono questi qui di Bare With Benefit, ma non sono gli unici perché utilizzo anche questi. In che senso? Allora, questi sono per capelli, unghie e pelle. Invece io poi ho scelto anche quest'altra tipologia che è appunto quella per bruciare i grassi, perché ultimamente non sto andando in palestra, ma comunque sono attiva e mi voglio mantenere comunque in forma, ovviamente. Questi vanno assunti non per perdere peso, ma ovviamente insieme a un'adeguata alimentazione vi aiutano a bruciare appunto i grassi. Ve li faccio vedere la mattina perché è la mia routine. Si possono prendere insieme o separatamente in diversi momenti della giornata e sul sito c'è scritta la raccomandazione. Questi per capelli sono 150 grammi di prodotto, ovvero all'interno ci sono 60 orsetti gommosi, sanno di lamponi e frutti di bosco, a me piacciono tantissimo, super colorati e sono letteralmente delle caramelle gommose. Sono senza zucchero, vegani, senza lattosio, senza glutine, quindi adatti a tutti. All'interno vi sono 7 vitamine e minerali e contengono biotina, ovvero sarebbe vitamina B7 o vitamina A, che all'interno ha anche lo zinco che, come la biotina, rende i capelli, anzi, vi aiuta al mantenimento di capelli, pelle e unghie normali. Altra cosa invece sono questi altri, anche questi li vado a prendere ora. Questi sul sito ne consigliano due al giorno. Sono verdi perché cambiano il gusto e sanno proprio di limone. Come potete vedere, li sto prendendo in combo perché non c'è alcun problema. All'interno anche questi hanno biotina e zinco, ma hanno anche cromo ed estratto di foglie di tè verde. All'interno ha anche L-leucina, che è un aminoacido che contribuisce alla salute del metabolismo. Come anche lo zinco e la biotina, invece il cromo serve al mantenimento di livelli normali di zucchero nel sangue. E ovviamente sul sito non ci sono solo queste due tipologie, ma ce ne sono veramente tantissime, anche per la concentrazione, per dormire, per rilassarvi, insomma, ci sono veramente di tantissime tipologie e sono letteralmente caramelle gommose. Comunque vi lascio tutti quanti ovviamente i link in descrizione e ci sono tantissime offerte fino al 50% sul sito, quindi vi consiglio anche di andare a dare un'occhiata, anche perché ci sono dei set e possono essere anche delle ottime idee regalo anche per Natale, perché no? E come vi dicevo, ci sono fino al 50% di sconto sul sito e in più aggiungendo il mio codice che è ericanotpromoventi, che vi lascio qui, non vi preoccupate, ma anche in descrizione a vedere tutte quante le informazioni, avete un 20% in più oltre anche allo sconto già presente sul sito, quindi io ne approfitterei. Queste io me le porto anche nei viaggi perché sono facilissime e trasportabili appunto, e oltre le tengo sempre sul mio comodino perché così la mattina mi sveglio e le prendo prima di prepararmi. Ora beviamo un altro po', dato che ho bevuto pochissimo. Procediamo con la mia mattinata. Andiamoci a rifare le unghie perché si sono super rovinate, anche se le ho fatte il 27 ottobre, cioè li faccio una volta al mese, ma si sono rovinate tantissimo e non mi piacciono assolutamente, quindi le voglio andare a rifare. Ho preso tutto quanto l'occorrente, vado a collegare la lampada. Qui avevo usato uno smalto che in realtà è uno smalto normale, però si è super rovinato, anche se ho usato poi il semitrasparente su. Bruttissimo. Ho appena finito di rifare le unghie e sono secondo me stupende.
nude, ma comunque bellissime. Ho anche messo la felpa perché fa un po' freddino ora e ho sciolto i capelli. Guardate che bella piega, come se avessi fatto le onde con la piastra, con il ferro. Bene, devo fare super veloce, non ho molto tempo, perché ho perso in realtà tanto tempo non a rifarmi le unghie, ma a togliermi lo smalto precedente per velocissima, non full face, ma comunque mi trucco in maniera normale. Un po' le sopracciglia. Daniele? Vedi, io sono arrivato, non ci vuole niente, scendi. Io devo passare in farmacia. No, Daniele, mi servono 5 minuti almeno. Correttore anche un po' sulle palpebre per fare veloce. Settiamo tutto velocemente con la cipria di Charlotte. Bronzer in crema. Blush vado con questo di Chiara Ferragni. Pennellino super preciso e una matita marrone per andare a fare l'eyeliner. Angolo interno dell'occhio. Mascara vado con questo di Essence. Ultimamente sto usando sempre questo, mi piace molto. Mi sporco la palpebra sempre nello stesso punto, ma come si fa? Ecco, non so come me lo farò a togliere. Poi andiamo di un po' di blush in polvere. Vado con questo di She Glam. Volevo provare una matita insieme a voi, ma non faccio in tempo, quindi prendo questa di Kylie, la Ice Latte. Andiamo di gloss, vado con lo 06 di Maybelline. Make-up terminato, concludiamo con un po' di setting spray, che facciamo asciugare. Nel frattempo registro un contenuto, ma proprio veloce veloce, mi serve solo una clip, e noi ci aggiorniamo fra poco. Che mi finisco di preparare per gli scout, appunto, perché oggi abbiamo riunione di reparto. Stamattina siamo andati a vedere appunto le clip che avete visto per un'icona. Oggi appunto, oltre a questo, non riesco a inquadrarvi nient'altro, a riprendervi nient'altro, quindi sicuramente ci vedremo domani perché devo fare i pacchi Vinted. Vi volevo dare informazioni anche sull'iPhone 15 Pro, volevo cambiare la cover insieme. Comunque anche domani magari ci terremo insieme impegnati e non sarà appunto solo di questa mattinata passata. Buongiorno, oggi è giorno seguente. Praticamente devo uscire stamattina. Ho fatto la live, non vi ho fatto rivedere la colazione perché è la stessa di ieri. E dato che prima di uscire, prima che me ne dimentico, vado a prendere di nuovo le caramelline. Ne prendo una di queste appunto per capelli. Invece due di queste altre. Vorrei anche cambiare la cover al telefono, voglio mettere questa con lo specchio perché mi è più utile. Questo è l'avanti, ho tolto l'always on display perché altrimenti mi scarica troppo la batteria, quindi voglio vedere anche con questa seconda alternativa. Questa è la cover, i miei cani che mi riclamano sopra perché sono scappate letteralmente giù. Questi sono i capelli, bellissimi, un po' tra i cappotti, ma questo è l'outfit di oggi. Questi che vedrete in un prossimo haul sono di H&M, borsa Pinco. Non mi voglio mettere gli occhiali da sole perché appunto oggi non c'è sole. E niente, giacca vintage di pelle e anfibi. Roy! E Sky! Mi stavate aspettando?
casa sono le 10:35. In realtà sono tornata a casa prima. Oggi è stata domenica, quindi giornata un po' più tranquilla. Stamattina in pratica mi sono preparata, siamo usciti, siamo andati prima al cimitero, poi siamo andati a portare giù i cani. Infatti avete visto la clip, e poi il pomeriggio sono andata da mia zia e poi siamo fatti siamo andati in studio, altra clip che avete visto, e poi siamo usciti un po', ci siamo fatti un giro in centro e sono tornata. Ho mangiato, ora voglio in primis ordinare, prenotare anzi, da Mamma Burgerita, da Donna Burgerita, che io chiamo Mamma Burgerita, ed è un locale a Milano in cui vado sempre. Ogni volta che vedete un vlog a Milano c'è sicuro Donna Burgerita di mezzo, e devo prenotare perché non domani ma dopo... No, oggi è domenica, quindi mercoledì partirò appunto a Milano, andrò con il mio ragazzo e probabilmente qui sicuramente farò anche un altro vlog, perché acquisteremo un Rolex, cioè andremo a ritirare un Rolex. Niente, anticipo qui, poi se volete vedete appunto quel vlog. Detto questo, finiamo le commissioni di oggi. Ora devo preparare i pacchi Vinted che non sono riuscita a preparare ieri, e quindi a spedirli ieri mattina, perché tra l'altro il pomeriggio sono chiusi del sabato, quindi lo devo fare domani mattina, e quindi prepariamo i pacchi. Ho tutto ciò che mi serve, quindi procediamo con i pacchettini. Terminato lo scotch, no, pacchettini pronti per essere spediti domani. Ora facciamo altro. In realtà devo fare una lista di cose da fare, per questo mi viene in aiuto questa mini agendina con proprio la lista delle cose da fare, ovvero devo assolutamente riordinare l'armadio, devo fare le foto alle unghie perché poi uscirà un TikTok in cui voto tutte le mie unghie dell'anno. Ordinare mensole e bagno, perché ho pensato di fare una cosa in bagno. E infine anche ordinare i cestini per la differenziata. E devo assolutamente riordinare la makeup collection e ovviamente spedire pacchi Vinted. Detto questo, mi preparo per posizionarmi sul mio bellissimo letto accogliente per iniziare ad editare questo vlog, per vedere appunto anche un po' la durata. E poi ovviamente andrò a dormire. Oggi è lunedì, ieri alla fine ho finito di editare, diciamo, il video, manca solo quest'ultima clip, è durato tanto, quindi non vi ho portato con me questa mattina, però stamattina comunque ho portato a termine tutte quante le commissioni, quindi sono andata a spedire i pacchi Vinted, ho finito di editare, ecco, creare contenuti che devo consegnare domani, quindi l'ho già editati pure, voglio sistemare le ultime cose giusto in camera. Però ho già visto anche, come vi dicevo, le mensole per il bagno, gli organizzatori per la differenziata, quindi tutto quanto fatto. Mi sono anche truccata e preparata stamattina, quindi sono pronta per continuare la mia giornata. Ultima cosa, sono usciti oggi, stanotte, a mezzanotte, gli ultimi prodotti, l'ultimo drop di Chiara Ferragni. Io vorrei prendere qualcosina, già ho in mente cosa prendere, ma fatemi sapere voi nei commenti se volete un video poi a riguardo con questi prodotti, quindi aspetto anche i vostri commenti. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, è stato così lasciate un piccolo like e iscrivetevi al canale, spero che il video vi sia stato pure di compagnia ovviamente, e tutte le informazioni le trovate in descrizione. Vi ricordo anche le promozioni di Bear With Benefits, ovvero da fino al 50% più un ulteriore 20% con il codice ericanotpromo20. Tutte le informazioni, non vi preoccupate, che saranno in descrizione. Io spero che il video vi sia piaciuto, e a proposito, oggi non le ho prese, quindi concludiamo il video prendendole anche oggi. Prima tipologia, seconda tipologia, e noi ci vediamo al prossimo video. Baci.